Ciao bellezze, benvenuti o bentornati in questo nuovo video. Oggi abbiamo un video un po' particolare perché andremo a parlare di eyeliner, in particolare dell'eyeliner nell'occhio incappucciato. Infatti sempre più spesso ricevo richieste da parte vostra e vi ringrazio tantissimo per questo, perché per me siete una fonte continua di ispirazione per i nuovi video. Quindi oggi parliamo dell'occhio incappucciato perché molto spesso mi viene richiesto: Ambra, io vorrei tanto fare l'eyeliner, vorrei avere quell'occhio dall'effetto allungato felino, ma un occhio incappucciato, chi più chi meno. Quindi oggi vi mostrerò una tecnica che secondo me funziona molto bene sull'occhio incappucciato, ancor di più dell'applicazione del classico eyeliner. Iniziamo subito con il video perché sono sicura che sarete super curiosi. Vi ricordo che per supportarmi e per vedere altri video di questa tipologia potete lasciare un like e iscrivervi al canale. Poi vi aspetto su Instagram e TikTok. Se avete bisogno di ulteriori chiarimenti, li mi trovate come Ambra Jess Makeup. Iniziamo a parlare di occhio incappucciato. Lo descriverò in modo davvero super semplice, così che tutti possiate capire a quale tipologia di occhio mi riferisco. L'occhio incappucciato non è altro che quella tipologia di occhio dove la palpebra fissa va a poggiare sulla palpebra mobile. Ci sono persone che hanno un occhio più o meno incappucciato, dipende da quanto la nostra palpebra mobile è visibile. Quando la palpebra fissa va a poggiare sulla palpebra mobile, io cercherò di simulare per quanto possibile, abbiamo una copertura della palpebra mobile e quindi andare a disegnare l'eyeliner non è affatto semplice, perché si deve disegnare quello che MUA chiamano eyeliner a scalino, ovvero quell'eyeliner che ad occhio aperto risulta essere perfetto, ma una volta che l'occhio viene chiuso si vede il classico scalino. Io ora vi metterò una foto per farvi capire a cosa mi riferisco. Molto spesso chi ha l'occhio incappucciato non ama questo tipo di effetto, perché vorrebbe avere, come chi ha un occhio della tipologia normale, un eyeliner molto bello anche tenendo l'occhio chiuso. Però questo non è possibile, proprio perché per conformazione, se vogliamo avere un eyeliner di quel tipo, dobbiamo per forza andare a scalino. Quindi secondo me questa tecnica viene incontro a quelle persone che vogliono avere un occhio felino ma evitando l'effetto scalino. Quindi andremo oggi a lavorare non con un eyeliner ma con delle sfumature, che per quanto mi riguarda, quando si ha un occhio incappucciato, sono sempre la soluzione più facile per voi da poter realizzare e anche più bella visivamente. Il primo consiglio che vi do è quello di incipriare sempre la palpebra, perché soprattutto l'occhio incappucciato quello che riscontra è che i prodotti cremosi applicati all'attaccatura delle ciglia e sulla palpebra mobile tendono a stamparsi sulla palpebra fissa. Io consiglio sempre di applicare un velo di cipria e di andare a fissare il correttore, a maggior ragione quando si ha una tipologia d'occhio di questo tipo. Quindi vado a togliere eventuali accumuli di correttore e poi con un pennellino piccolino, questo mi chiedete sempre, è di Nabla del set Aquamarine e io lo trovo fenomenale per andare a settare sia il contorno occhi sia la zona della palpebra. In questo modo vado a fissare, sto applicando, se vi interessa, la cipria di Astra della linea Pure Beauty. Procediamo con il secondo step. Ora dobbiamo andare a tracciare una sottilissima linea di eyeliner all'attaccatura delle ciglia, così da andare a rendere il nostro sguardo ben delineato e donare anche profondità. La tipologia di eyeliner che io consiglio è quello in pot, un eyeliner in gel che va a lavorarsi in maniera secondo me molto più semplice rispetto ad un eyeliner liquido, perché ha una consistenza più grassa, quindi aderisce meglio alla palpebra, tende a stamparsi molto 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 di meno sulla palpebra fissa e non migra. Quindi se avete anche qualche pieghetta, ovviamente più la texture del prodotto è liquida più andrà a migrare. Io in questo caso vado ad utilizzare questo eyeliner in penna. La linea che dovete tracciare è veramente molto molto sottile e vicinissima alle ciglia, perché la vostra palpebra mobile sarà molto meno visibile rispetto alla mia. Quindi la linea non deve essere spessa, perché altrimenti andrà a vedersi tutto completamente nero e non è l'effetto che noi vogliamo ottenere. Piccolissimi movimenti
arrivo sino alla fine, ma mi fermo leggermente prima. Come vedete, io mi sono fermata esattamente in questo punto. Con una matita nera andiamo poi a riempire la nostra rima ciliare interna superiore. Se non riuscite come sto facendo io, semplicemente con l'anulare tirate un po' la palpebra e andate così con piccoli piccoli movimenti. Passiamo ora allo step successivo, e per questa tecnica quello che ci serve sono semplicemente due ombretti. Per l'occasione vado a provare insieme a voi gli ombretti singoli di Astra, il Color Idol, che mi sono arrivati, mi hanno omaggiato proprio questa settimana, e così vediamo anche un po' come sono. Prendiamo prima l'ombretto nero, questo è il numero 10, è un ombretto nero opaco, e vado a prendere questo pennellino. Questa tipologia di pennellino è proprio un pennello da eyeliner, se vogliamo un effetto liftato dell'occhio e evitare di partire esattamente dalla fine dell'occhio, ma stare leggermente sopra e creare una linea in diagonale che vada a ricongiungersi con la nostra piega dell'occhio. Quindi in questo caso la mia piega dell'occhio è qui, vado semplicemente a appoggiare il pennellino. Vedete come sono andata a ricongiungermi con la fine della mia piega dell'occhio. Adesso cosa faccio? Vado qui a riempire, a creare come un piccolo triangolino. Non abbiate paura, perché tanto poi con l'ombretto andiamo a sfumare e non abbiamo la stessa ansia da prestazione che abbiamo invece con un eyeliner liquido. Ricordatevi di andare ad eliminare leggermente l'eccesso, così da evitare anche il fallout. Un'altra cosa importante, ora io per cercare di farvi vedere meglio l'inquadratura più che altro, mi sto girando in questo modo. Il consiglio che vi do è quello di disegnare l'eyeliner sempre guardandovi dritte verso lo specchio. A noi interessa l'effetto dell'eyeliner quando abbiamo l'occhio aperto, quindi noi teniamo l'occhio aperto e in questo modo vediamo anche quanto va la palpebra fissa a coprire la mobile. Altra cosa molto molto importante, come avete visto non sto toccando l'occhio, non fate così. Non fate così, non alterate in alcun modo quello che è la vostra posizione naturale. Quindi dobbiamo rilassare l'occhio e chiacchierare un po'. Rilassare l'occhio con un'espressione normale, senza fare così. Andiamo a portare il colore verso l'alto, movimenti piccoli, piccoli, piccoli. Andiamo a prendere l'ombretto marrone, questo è il numero 08, e prendiamo un pennellino piccolino, un pennello di questo tipo, un pennello che abbia le setole morbide. Andiamo a prelevare un po' del nostro marrone, ricordiamoci sempre di sbattere o eventualmente poggiare sulla mano per togliere l'eccesso. Poi andiamo a poggiare, a lavorare l'ombretto qua, laddove il marrone e il nero si devono incontrare, quindi al limite della sfumatura. Mi fermo qua dove ho la mia piega dell'occhio, quindi stessa cosa vale per voi, e vado a portarlo verso l'interno. Poi non andiamo nella piega dell'occhio, perché tanto la piega dell'occhio poi non sarà visibile, perché avendo l'occhio incappucciato la piega dell'occhio sarà coperta, quindi noi dobbiamo lavorare soprattutto in questa zona. Questo è l'effetto finale che dovremmo andare ad ottenere. Ovviamente qui noi, avendo la palpebra più incappucciata, quello che si vedrà sarà questo. Se vogliamo dare un po' di luce alla parte più interna dell'occhio, possiamo anche andare ad utilizzare un ombretto, questo è sempre opaco, un panna, e metterlo anche qua per andare a continuare la sfumatura. Vado ad applicarlo così per dare un po' di luce. Adesso vado a rifare la stessa cosa anche dall'altra parte. Il
ultimo piccolo trick, potete andare a riprendere o l'eyeliner in gel o l'eyeliner liquido, come preferite, e riprendere la linea che abbiamo fatto precedentemente in questo modo, così da andare a fonderla ancora meglio con la sfumatura che abbiamo fatto ora. Andate leggermente a tamponare. Bene bellezze, questo è il risultato finale. Devo dire che questa tecnica per valorizzare gli occhi incappucciati a me piace tantissimo, anche di più rispetto all'eyeliner. Lo trovo più veloce, più semplice da realizzare, anche per chi non è un professionista e vuole valorizzare i propri occhi. Credo che con gli ombretti sia più semplice lavorare. Secondo me le sfumature nella tipologia di occhio di questo tipo vanno a valorizzarlo ancora di più. Per il video di oggi è tutto, io spero infinitamente di esservi stata utile. Fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate e fatemi sapere quelle che sono le vostre esigenze, perché poi io pian piano nel corso di video prendo, raccolgo tutte le informazioni e preparo ovviamente altri video. Io vi ringrazio infinitamente per tutto il vostro supporto, vi ricordo che potete continuare a supportarmi lasciando un like e iscrivendovi al canale, poi se volete scambiare quattro chiacchiere mi trovate su Instagram e su TikTok come Ambra Jess Makeup. Per il video di oggi è tutto, cari miei bellissimi occhi incappucciati e non, io vi saluto, vi abbraccio e vi mando un grosso grossissimo bacio. See you soon!